Conichetti stamattina a Roma, mercato bisettimanale di Mezzo Cammino, perché come sapete noi guardiamo ai mercati rionali, non ai mercati finanziari, e veniamo qua ad ascoltare i tanti problemi lasciati dall'amministrazione Raggi, le tante questioni irrisolte, le tante persone lasciate in difficoltà, soprattutto nelle periferie, una città enorme nella quale bisogna ricordare che 800.000 romani vivono fuori dal raccordo anulare, che è una città nella quale invece tutte le periferie, nonostante la Raggi nella scorsa campagna elettorale avesse garantito che avrebbe guardato soprattutto alle periferie, le periferie sono state totalmente abbandonate, come i mercati che sono stati abbandonati, non c'è stato un piano, le risorse sono state sempre insufficienti, e quindi noi veniamo qui a parlare con i cittadini per capire i loro problemi, per capire come possiamo valorizzare una realtà straordinaria come quella dei mercati. Sole, questo affronta già qualcosa. No, ma certo, i mercati fanno parte di Roma, poi questi sono luoghi di prossimità, c'è il dialogo tra i cittadini. Andrebbero protetti, tutelati, loro pagano tributi altissimi a fronte di servizi salienti. Ci vorrebbe più legalità, perché c'è tanto abusivismo intorno che pregiudica anche la parte proprio del commercio, quindi magari ci sarebbe bisogno della presenza dei vigili ogni tanto che controllano coloro che non dovrebbero far parte del mercato. Qui è tutta gente che paga regolarmente i tributi, tutta gente che si alza la mattina presto, lavora e che offre un servizio alla cittadinanza, un servizio dove tu. Ma poi è bella che servizio di vicinato, no? Dove tu puoi reperire tutto quello che ti serve, sai che c'è il mercato, e quindi siamo molto contenti di proteggerli e di tutelarli e di fare in modo che attraverso l'attività regolamentare si creino norme che calzino quanto alle loro esigenze.